Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come giocare al Nintendo GameCube oppure alla Nintendo Wii su Android utilizzando l'emulatore che abbiamo già visto in diversi video che si chiama Dolphin. Dolphin è un emulatore gratuito che possiamo trovare come al solito sul Play Store. Non confondetevi con Dolphin Browser, che è un browser carino ma serve per navigare. Quello che serve a voi è Dolphin Emulator. Io adesso già ce l'ho installato, mi dice subito gioca. Voi come al solito fate installa e aspettate il download. Una volta terminata l'installazione andate a lanciarlo. Al primo avvio ci dice subito che utilizza i report statistici, quindi diciamogli di sì, tanto non è una cosa che ci occupa memoria o che ci interessa troppo. Questa volta, a differenza di DuckStation, non c'è bisogno di importare i BIOS perché questo emulatore ha già tutto al suo interno, quindi passiamo direttamente a come caricare i giochi al suo interno e poi a come configurare tutte le varie voci. I formati supportati da questo emulatore per i vari giochi sono per il GameCube o i .iso e i .gcz, mentre per quanto riguarda la Wii il formato migliore è il .iso, legge anche i CISO, ovvero le immagini compresse, ma vi consiglio sempre di utilizzare il formato ISO perché è quello che va più o meno bene per entrambi gli emulatori. Me lo chiedete sempre, ragazzi, non posso dirvi dove si trovano le ROM, ma trovate un buon indizio in descrizione. Per aggiungere i giochi all'interno dell'emulatore basta premere in basso a destra sul più ed andare a selezionare la cartella dove si trovano le nostre ROM. Nel mio caso, come al solito, la mia cartellina ROMs GameCube. Come vedete qui ho 4 giochi tutti in formato ISO, quindi posso dirgli direttamente consenti l'accesso a tutta la cartella GameCube. Consento. Lui mi ha già in automatico riconosciuto tutti i titoli e ha già scaricato le copertine perché sono collegato su internet. Se voglio importare i giochi del Wii basta che seleziono la scheda Wii, rifaccio come prima il più, vado questa volta sulla cartella delle ROM della Wii e facciamo consenti l'accesso e lui me le ha trovate entrambe. Il caricamento dei giochi è tutto qui, è semplicissimo e si fa in pochissimi passaggi. La parte un po' complicata di questo emulatore è la configurazione dei joypad, soprattutto per quanto riguarda quelli della Wii. Sulla schermata principale andiamo su impostazioni. Come vedete abbiamo due voci, GameCube Input e Wii Input. Iniziamo dal GameCube. Selezioniamo controller 1. In questo caso io sono su una retro console, voi da cellulare con un joypad tipo il GameSir oppure un joypad Bluetooth o quello che è. Dovete andare a riselezionare Emulated. E a questo punto vi appare la mappatura completa del joypad. Come facciamo sempre, uno alla volta mappiamo tutti i tasti. Premiamo sul tasto e pigiamo il tasto relativo che gli vogliamo associare. E così via per tutti quanti. Una volta terminato possiamo uscire e abbiamo impostato il controller 1. Se ne vogliamo fare altri basta andare su controller 2, cliccare Emulated e ripartire da capo con la mappatura, se volete collegare per esempio più joypad Bluetooth. La configurazione del joypad della Wii è un po' più complessa perché giustamente noi non abbiamo il vero joypad, ce lo potete anche collegare, però vi serve la Dolphin Bar, che praticamente è come se fosse la barra e la Nintendo Wii, però collegabile via USB a un altro dispositivo. Ve lo sconsiglio ovviamente, quindi adesso andiamo a mapparlo come se avessimo una retro console tra le mani o comunque un joypad Bluetooth normale. Andiamo su Wii Remote 1, riselezioniamo sempre Emulated. Qui vedete già che la prima voce è estensione Nunchuck, la selezioniamo e andiamo a vedere tutto quello che lui ci può dare. Come vedete supporta anche la chitarra, la batteria eccetera eccetera, ma noi non abbiamo questi supporti. Quindi io attualmente gli dico che non ho nulla perché ho soltanto una retro console, questo quindi mi impedisce di giocare ai titoli che richiedono il Nunchuck. Ovviamente questa è un'emulazione limitata della Wii, non potete emularci proprio tutti i titoli, sapete benissimo che senza joystick proprietario non possiamo giocare a tutto. Andiamo a configurare quindi una a una tutte le voci. Sui R metto il mio analogico di sinistra. Ovviamente non posso mettere avanti e indietro con il movimento perché non ce li ho.
su swing metto la croce direzionale di destra, shake che sarebbe il nunchuck ovviamente non lo metto, e metto il mio D-pad che sarebbe la croce direzionale del joypad. Finito a mappare il joypad, sono pronto a giocare. Quando avvierete un gioco del GameCube, vi apparirà l'interfaccia con il joypad in sovraimpressione. Per levarlo, se non lo vogliamo utilizzare, noi facciamo, premiamo indietro su Android, che in questo caso per me è la gesture da sinistra o da destra, mettiamo in pausa l'emulazione in modo che non ci dia fastidio, andiamo a selezionare la voce Overlay Controls e andiamo su Toggle Controls. Qui noi possiamo deselezionarli e riselezionarli in base ai tasti che vogliamo vedere. Se fate toggle all, li leva tutti quanti, perché tanto voi comunque sia, nel mio caso per esempio, utilizziamo una retro console. Risblocchiamo l'emulazione e adesso, come vedete, mi sto muovendo dai tasti della console. Per i titoli Wii può essere un po' più complessa la situazione. Titoli come New Super Mario Bros. Richiedono il controller in orizzontale. Se noi lasciamo tutto così com'è, voi vi trovereste con le frecce invertite, perché lui è convinto che siete in verticale, invece dovete essere in orizzontale. Per farvela breve, se non cambiamo l'impostazione, quando premete destra-sinistra lui recepisce sopra-sotto, quando premete sopra-sotto lui recepisce destra-sinistra. Quindi è importante andare su Overlay Controls, Choose Controller, e dirgli che state giocando con il Wii, in questo caso in modalità orizzontale. A questo punto i tasti si reimpostano e il vostro destra-sinistra sarà il suo destra-sinistra, sopra-sotto sarà il suo sopra-sotto. Questo lo dovete fare sui giochi che, come in questo caso, richiedono il controller orizzontale. Per i giochi della Wii è necessario fare questo passaggio, mentre per quelli del GameCube, il joypad del GameCube ha più o meno la stessa funzionalità di un joypad Bluetooth esterno o una retro console, quindi per quello non dovete fare nulla. Come avete visto, siete già pronti per giocare, perché i titoli sono caricati, avete configurato il joystick o il joypad che sia, quindi siete già in grado di lanciare le vostre ROM. Ci sono però delle voci che è bene settare all'interno delle impostazioni, che magari riescono a coprire un po' tutti i giochi e tutti i vostri setup, ovvero sto giocando da retro console, sto giocando da cellulare più Bluetooth esterno, oppure sto giocando da cellulare con controller integrato come per esempio Razer Kishi o Games Series 2. Queste voci le trovate all'interno delle impostazioni, andate su config. La prima in assoluto che vi consiglio, se state utilizzando per esempio un GameSir X2, è di andare su Interface e dirgli Screen Orientation During Emulation, perché se mettete Landscape e giocate col GameSir vi troverete sotto sopra, quindi nel vostro caso dovete fare Landscape Reverse, ovvero dal lato opposto. Questa è un'impostazione che serve a chi utilizza il GameSir oppure mette inclina il telefono da sinistra verso destra. Un'altra impostazione importante sta sotto General, Fallback Region, cioè dovete dirgli il region code dei giochi. Nel mio caso io lascio PAL perché vado più per la versione europea, però se serve all'occorrenza potete cambiare anche in NTSC Giappone, USA Canada. Altra voce importantissima che di solito mi chiedete tutti: se andate a selezionare o il GameCube o la Wii, in questo caso prendiamo il GameCube, potete dirgli qual è la voce di sistema che lui deve prendere, deve cercare all'interno del gioco quando lo avviate. Nel mio caso c'è inglese, ma volendo lo potete mettere anche in italiano. Se caricate ROM in versione europea che supportano l'italiano, lui in automatico cercherà di lanciarlo in lingua italiana. Tornando indietro alla voce generale con settings, se andiamo su graphics settings possiamo anche dirgli, oltre alle librerie che vogliamo che utilizzi, se le OpenGL oppure le Vulkan, ma questo adesso vi faccio vedere meglio dove impostarlo, gli possiamo dire se vogliamo vedere i frame per secondo per esempio, per vedere quanto è performante il nostro dispositivo, ma la voce più importante è su aspect ratio, ovvero potete dirgli come volete che sia la scala del gioco, cioè se lo forzo su 16 noni, se lo forzo su 4/3, oppure se prova a strecciarlo in base alla dimensione della finestra. Io per adesso l'ho lasciato in automatico, ma potete anche cambiare questa impostazione e varie altre per singolo gioco. Per esempio, io qui ho Resident Evil 4 che sfrutta molto poco dello schermo a disposizione così com'è. Come vedete ci sono bande nere ovunque, destra, sinistra, sopra, sotto. Gli altri giochi invece si vedono un pochino più grandi, quindi io voglio che soltanto Resident Evil 4 abbia una proporzione diversa. Come posso fare? Se lo prendo dalla lista di giochi e lo lascio premuto per selezionarlo, posso andare sulla voce Edit Game Settings e in questo caso dirgli su Graphics Settings che io non voglio l'aspect ratio automatico, ma per esempio che me lo stretchi per tutta la finestra.
Questa impostazione sarà recepita soltanto da Resident Evil 4, perché è un'impostazione soltanto per lui. Infatti, come vedete, adesso ovviamente è deformato perché gliel'ho detto io, ma lui sta sfruttando tutto quanto il display. Un'altra voce che vi consiglio di impostare per singolo gioco in base alle performance è il video backend, ovvero la libreria grafica che andremo a utilizzare per il 3D. Alcuni giochi possono girare meglio con le OpenGL, altri giochi, se il dispositivo le supporta, girano meglio con le Vulkan. Questa voce vi consiglio di cambiarla quando magari il gioco vi va a scatti o vi va lento. A questo punto entrate nella configurazione del singolo gioco e provate a cambiare soltanto questa voce, il video backend, ovvero le librerie grafiche che devo utilizzare, perché potrebbe essere che nel vostro dispositivo funzioni meglio o con le OpenGL oppure con le Vulkan. Bene ragazzi, questa era la guida rapida per l'utilizzo di Dolphin Emulator per poter giocare con il Nintendo GameCube e la Nintendo Wii su dispositivi Android. Dolphin è disponibile anche per altre piattaforme, sia su Windows che su Linux che su Mac, quindi potete rifare tutto quello che avete visto oggi anche negli altri dispositivi che avete a casa. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!